Manuel Pasquale, complimenti per gli attributi, perché tirare un rigore al 93esimo qui per te insomma non era semplicissimo. Beh, prima di tutto complimenti ai miei compagni che con i denti e anche con qualcosa in più sono riusciti a portare via un grande risultato a Firenze. Non era semplice perché venivamo da dei risultati comunque negativi nelle ultime 10 partite, solo 2 punti, il Crotone si era fatto avanti. Questo risultato importante, oltre al pareggio del Crotone, ti ridà una boccata d'ossigeno, ti dà entusiasmo, ti ridà il sorriso e la voglia di riaffrontare subito un'altra partita come quella di Milano col Milan, per cercare di raggiungere il più velocemente possibile l'obiettivo. Novantesimo è stata una per tutti noi, per tutta la squadra, per tutti quelli che comunque vivono la realtà di Empoli vicino alla squadra, è stata insomma un qualcosa di liberatorio, perché la squadra nelle ultime partite aveva fatto un buon calcio, raccogliendo secondo me meno di quello che aveva dimostrato. Ovviamente vincere 2-1 il derby è un qualcosa, come ti ho detto prima, che ti ridà ossigeno, ti ridà entusiasmo. Una giornata, Manuel, per te comunque emozionale al massimo, dalla premiazione all'inizio partita, il coro durante il match, il rigore del saluto sotto la curva, quindi te la porterai dentro per tanto tempo, al di là di questo meraviglioso per noi risultato. Beh, prima di tutto un risultato importante per l'Empoli, perché come ti ho detto prima è un passo in avanti per cercare di raggiungere l'obiettivo, e quello è la salvezza. La premiazione, i tifosi che non ho mai dimenticato e mai dimenticherò, perché mi hanno sempre dato tanto, mi hanno dimostrato grandissimo affetto e spero non pensino sia stata una mancanza di rispetto andare a battere rigore al 90esimo, ma è stato puramente una decisione dell'allenatore insieme a qualche mio compagno, perché probabilmente mi avevano visto, insomma, non lo so, penso giocatore con più esperienza poter mandare. Ti aspettavamo a quel punto, onestamente, aspettavamo un altro nome magari. Di solito sul dischetto va l'attaccante, va il trequartista, vanno altre tipologie di giocatore, però in quel momento in campo Mame aveva speso tanto durante la partita, Puccio aveva preso un colpo proprio nell'occasione del rigore. E tanto che io ero a bere in panchina e il mister insieme ad altri compagni mi hanno detto: se te la senti vai a calciarlo. Ho chiesto per rispetto a Puccio se volesse calciarlo, gli ho detto scegli te, se me l'ha lasciato perché aveva preso un bel colpo e probabilmente c'aveva anche dolore, e in quel caso l'ho battuto, perché comunque anche se le cose fossero andate male nel caso di errore, comunque penso di avere l'esperienza, di avere le spalle grosse per mandarlo giù e voltar pagina. Senti, abbiamo visto un Empoli, quindi va un doppio ringraziamento comunque a Puccio che mi ha concesso di battere sto rigore, perché comunque anche grazie a lui abbiamo portato l'Empoli ancora più vicino all'obiettivo salvezza. Sì, tu la Fiorentina, al suo modo di interpretare le partite, le conosci anche cosa significa il fattore Franchi, però abbiamo visto un Empoli che si è difeso bene oggi, che ha concesso, possiamo dire anche poco, che non avrebbe rubato niente se avesse pareggiato, anzi, quanto è importante mantenere questa solidità difensiva che avete avuto per larghi tratti della stagione, ma che a volte, soprattutto nell'ultimo periodo, sembravate un po' aver perso. Sì, come avevo detto la settimana scorsa dopo Pescara, la squadra veniva da dei risultati negativi, soprattutto contro il Genova che ha perso all'89esimo, e c'è bisogno di dell'aggrapparsi al risultato positivo, perché comunque ti aiuta a muovere la classifica, venire a Firenze e far risultato al di là che oggi abbiamo vinto, anche portar via un punto ti serviva per comunque cercare di tenere lontano il Crotone, anche se dal campo non sapevamo qual era il risultato, poi alla fine abbiamo visto che era un risultato per noi positivo, quindi dobbiamo fare un passo alla volta, perché comunque nel momento in cui nelle ultime 10 partite fai solo 2 punti devi cercare di portare a casa comunque anche un punto alla volta, e la squadra comunque si è aggrappata a tutte le forze necessarie, perché poi abbiamo visto alla fine comunque parecchi giocatori non ne avevano più, io compreso, però nel momento in cui c'è da portare a casa un risultato positivo ti aggrappi anche a questo, alla solidità e all'essere uniti e portare a casa veramente un grande risultato. A questa domanda forse risponderai meglio tra qualche giorno, però ti chiedo, tu questa gara l'hai giocata con la maglia viola, l'hai vinta con la maglia viola e oggi l'hai vinta con la maglia dell'Empoli. Cosa cambia? Quali sono le emozioni principali che cambiano nel vincerla
da giocatore della Fiorentina e da vincere da giocatore dell'Empoli? Beh, prima di tutto per noi la vittoria, si fa per dire, vale doppio per un semplice motivo che abbiamo riallungato col Crotone oggi e quindi ti ridà una botta di entusiasmo, ti dà il sorriso, respiri in maniera diversa, soprattutto perché nelle ultime partite, facendo così pochi punti, il Crotone si era rifatto sotto, quindi penso che vada vissuta al di là che era il derby, anche nel ristaccare il Crotone, quindi la viviamo in maniera positiva. Quando la vincevi con la Fiorentina dipende sempre a che livello, a che partita di campionato veniva, perché quando vincevi comunque con l'Empoli un derby c'era la possibilità magari di agguantare l'Europa, anche lì valeva tanto, valeva il sorriso, valeva insomma la distensione. Infatti oggi quando a fine partita le squadre sono uscite penso si sia sentito il rumoreggiare dello stadio.